Stefano Scarpa ha stabilito un nuovo record mondiale. Quello che per tutti da 2 anni ormai il flagman, l'uomo bandiera, ieri è riuscito a fare ciò che mai nessuno ha fatto al mondo. È rimasto cioè appeso a questo palo, perfettamente a 90 gradi, con 2 sole dita per mano, per 26 secondi e 72 decimi. Non è ancora possibile dire che sia entrato nel Guinness World Records, ma di certo ieri il ginnasta tranese ha superato se stesso e ha fatto molto più di ciò che da Londra gli era stato richiesto per entrare nell'Olimpo dei recordman. Per stabilire il record mondiale sarebbe bastato superare i 15 secondi, ma lui ha superato di oltre 10 secondi il minimo previsto da regolamento. Una grandissima prova di forza, ma soprattutto il frutto di mesi di dura preparazione. È stata una gran bella prova, ce l'ho fatta, ho superato di più di 11 secondi il minimo stabilito dal Guinness World Record. E mi sono allenato parecchio per superare questa prova e ce l'ho fatta, una gran bella soddisfazione. Il tentativo di record si è svolto a Molfetta, nel Grand Shopping Mongolfiera, in occasione del 6° anniversario del centro commerciale. A testimoniare i tempi dell'esercizio sono stati 3 giudici della Federazione Italiana Cronometristi e un istruttore della FIDAL. Ora tutte le prove saranno inviate al Guinness World Records, a cui spetterà il verdetto finale. La serata, condotta dalla DJ di Radio Norba, Roberta De Matteis, è stato un continuo viaggio fra terra e cielo, con piccoli saltatori con l'asta e giovani danzatrici acrobatiche, chiuso da una spettacolare esibizione di Stefano Scarpa.